Buonasera e benvenuti ad una lettura al giorno. Ah, questo tempo che non finisce, è un tempo dilatato, ci sono dei momenti in cui è dura, ma dai, ce la possiamo fare. Teniamoci stretti e diciamoci che siamo bravi tutti noi che rispettiamo le regole, diamo un senso a questo nostro rispettare le regole, perché abbiamo bisogno di sapere che lo facciamo tutti, senza eccezioni. Allora, la prima lettura è, in realtà sono due poesie di Borges che mi ha chiesto Daniela. L'inutile Alba mi sorprende sull'angolo deserto di una strada. Sono sopravvissuto alla notte. Le notti sono onde altere, onde di tenebra blu, dalle cime incombenti, cariche d'ogni sfumatura del bottino abissale, di cose incredibili e desiderabili. Le notti offrono sempre misteriosi regali e rifiuti. Cose metà cedute, metà trattenute, gioie con un emisfero cupo. È così che si comportano le notti, te lo giuro. I flutti, quella volta, mi hanno lasciato i soliti relitti, i consueti detriti. Qualche amico aborrito per parlare, musica per i sogni e il fumo di ceneri amare. Cose del tutto inutili per un cuore affamato. La grande ondata ha portato te, parole qualsiasi, la tua risata, e tu così pigramente, così incessantemente bella. Abbiamo parlato e tu hai dimenticato le parole. L'alba disastrosa mi coglie in una strada deserta della mia città. Il tuo profilo che si volta e si allontana, i suoni che compongono il tuo nome. La cadenza della tua risata. Ecco, gli splendenti giocattoli che mi hai lasciato, li osservo nella luce nascente, li perdo, li ritrovo, li descrivo ai pochi cani randagi, alle poche stelle randagie dell'alba. La tua vita ricca e oscura, devo raggiungerti in qualche maniera. Metto via gli splendenti giocattoli che mi hai lasciato. Voglio il tuo sguardo nascosto, il tuo vero sorriso, quel sorriso beffardo e solitario che il tuo impassibile specchio conosce. Sono le due poesie inglesi che Borges ha dedicato a Beatrice Bibiloni Webster de Bulwark. E la seconda, con cosa posso trattenerti? Ti offro povere strade, tramonti disperati, la luna dei laceri sobborghi. Ti offro l'amarezza di un uomo che ha guardato a lungo, molto a lungo, la luna solitaria. Ti offro i miei antenati, i miei morti, i fantasmi che i vivi hanno onorato oggi col bronzo. Il padre di mio padre, ucciso ai confini di Buenos Aires, con due pallottole dentro i polmoni, morto barbuto che i suoi soldati avvolsero in una pelle di vacca. Il nonno di mia madre, 24enne, appena quando guidò la carica dei suoi 300 uomini in Perù, ormai spettri su cavalli svaniti. Ti offro un'intuizione racchiusa nei miei libri e quanta virilità o buon umore alla mia vita. Ti offro la lealtà di un uomo che non fu mai leale. Ti offro la mia essenza, salvata non so come, quel centro del cuore che non tratta parole, non traffica coi sogni e non è mai toccato dal tempo, dalla gioia o dalle avversità. Ti offro il ricordo di una rosa gialla vista anni fa al tramonto, prima che tu nascessi. Ti offro spiegazioni di te stessa. Teorie su di te, notizie vere e sorprendenti al tuo riguardo. Ti posso dare la mia solitudine, le mie tenebre, la fame del mio cuore. Cerco di allettarti con l'incertezza, il pericolo, la sconfitta. Jorge Luis Borges, 1934. E poi, come suggerito da Maria la scorsa settimana, il martedì, Memorie di Adriano della Jursenar, che ha avuto molto successo.
Mangiar troppo è un vizio romano. Sono stato sobrio con voluttà. Ermogene non ha dovuto modificar nulla del mio regime, se non forse frenare l'impazienza che m'ha sempre fatto divorare ovunque, a qualsiasi ora, un cibo qualsiasi, come per troncare d'un colpo le esigenze della fame. Un uomo ricco, che non ha mai conosciuto altre privazioni che quelle volontarie, o non ne ha sperimentate se non a titolo provvisorio, come uno degli incidenti più o meno eccitanti della guerra e dei viaggi, dimostrerebbe cattivo gusto se si vantasse di non satollarsi. Impinzarsi i giorni di festa è stata sempre l'ambizione, la gioia e l'orgoglio naturale dei poveri. Mi piaceva l'aroma delle carni arrostite, il rumore delle marmitte raschiate nelle festività militari e che i banchetti al campo, o ciò che al campo costituiva un banchetto, fossero ciò che dovrebbe essere sempre. Un compenso rozzo e festoso alle privazioni dei giorni di lavoro. Tolleravo discretamente l'odor di fritto nelle pubbliche piazze al tempo dei Saturnali. Ma i conviti di Roma mi ispiravano ripugnanza e tedio, tanto che se alle volte, durante un'esplorazione o una spedizione militare, ho visto la morte vicina, per farmi coraggio mi son detto che almeno mi sarei liberato dei pranzi. Non mi farai l'ingiuria di prendermi per un rinunciatario qualsiasi, un'operazione che si verifica 2 o 3 volte al giorno e serve ad alimentare la vita, merita certamente le nostre cure. Mangiare un frutto significa far entrare in noi una cosa viva, bella, come noi nutrita e favorita dalla terra. Significa consumare un sacrificio nel quale preferiamo noi stessi alla materia inanimata. Non ho mai affondato i denti nella pagnotta delle caserme senza meravigliarmi che quella miscela rozza e pesante sapesse mutarsi in sangue, in calore, forse anche in coraggio. Perché il mio spirito nei suoi giorni migliori non possiede che una parte dei poteri di assimilazione di un corpo? A Roma, durante i lunghi pranzi ufficiali, mi è accaduto di pensare alle origini relativamente recenti del nostro lusso, a questo popolo di coloni parsimoniosi e di soldati frugali, satolli d'aglio e di orzo, improvvisamente immersi dalla conquista nelle delizie della cucina asiatica, che ingozza manicaretti con la veracità rustica dei contadini. I nostri romani si rimpizzano di cacciagione, si inondano di salse e si intossicano di spezie. Un apicio va fiero della successione di portate, di quella serie di vivande piccanti o dolci, grevi o delicate, che compongono l'armonica disposizione dei suoi banchetti. E passi ancora se ciascuno di tali cibi fosse servito separatamente, assimilato a digiuno, sapientemente assaporato da un buon gustaio dalle papille intatte. Ma serviti così, giornalmente, alla rinfusa, in mezzo a una profusione banale, essi formano nel palato e nello stomaco di chi mangia una confusione detestabile, nella quale odori, sapori, sostanze perdono il loro rispettivo valore, la loro squisita identità. Un tempo quel povero Lucio si dilettava a prepararmi qualche piatto raro. I suoi pasticci di fagiano, dove prosciutto e spezie vanno sapientemente dosati, erano il risultato di un'arte, esattamente come quella del musico o del pittore. Eppure rimpiangevo la carne pura e semplice del bel volatile. In Grecia se ne intendono di più. Quel vino che sa di resina, quel pane al sesamo, quei pesci girati sulla griglia in riva al mare, anneriti irregolarmente dal fuoco, insaporiti qua e là da un granello di sabbia che scricchiola sotto i denti, si limitavano a placare l'appetito senza sovraccaricare di complicazioni il più elementare dei piaceri. Ho assaporato cibi così freschi che restavano divinamente puliti, a onta delle dita sudice dello sguattero che mi serviva, così sobri, ma al tempo stesso così sostanziosi, che pareva contenessero nella forma più condensata possibile un'essenza di immortalità. Anche la carne, arrostita la sera dopo la caccia, conteneva questa qualità, a dire quasi di sacramento, ci riportava indietro, alle origini selvagge delle razze.
Così il vino ci inizia ai misteri vulcanici del suolo, ai suoi misteriosi tesori. Bere una coppa di vino di Samo a mezzogiorno, col sole alto, o piuttosto sorseggiarlo una sera d'inverno, quando si è in quello stato di fatica che consente di sentirlo immediatamente colare caldo nella cavità del diaframma e diffondersi nelle vene ardente e sicuro, sono sensazioni quasi sacre, persino troppo violente per la mente umana. Non le ritrovo altrettanto genuine quando esco dalle cantine numerate di Roma e mi spazientisce la pedanteria dei conoscitori di vigneti. Così, con un gesto ancor più devoto, bere l'acqua nel cavo delle mani o direttamente alla sorgente fa sì che penetri in noi il sale più segreto della terra e la pioggia del cielo. Ma oggi anche l'acqua è una voluttà che un malato come me deve concedersi con misura. Non importa. Anche nell'agonia mescolata all'amaro delle ultime pozioni mi sforzerò di sentirne sulle labbra la freschezza in sapore. Nelle scuole di filosofia, dove è di prammatica provare una volta per tutte ogni regola di condotta, ho sperimentato per breve tempo il regime vegetariano e più tardi, in Asia, ho visto i ginnosofisti indiani volgere il capo alla vista degli agnelli fumanti e dei quarti di gazzella serviti sotto la tenda di Osroe. Ma questa astinenza, nella quale si compiace la tua austerità giovanile, esige attenzioni complicate, più della golosità, trattandosi di una funzione che si svolge quasi sempre in pubblico, il più delle volte sotto il segno della pompa o dell'amicizia, finirebbe per distinguerci troppo dagli altri. Preferisco nutrirmi tutta la vita di oche ingrassate e di galline faraone, anziché farmi accusare dai commensali a ogni pasto di un'ostentazione di ascetismo. Già, mi è stato tutt'altro che facile, con l'aiuto di poche frutta secche o di una coppa sorseggiata lentamente, nascondere agli invitati che i manicaretti creati dai miei cuochi erano destinati a essi più che a me e che la mia curiosità per quelle vivande cessava assai prima della loro. Un principe in questo campo non ha la libertà di un filosofo, non può concedersi troppe singolarità tutte insieme. E gli dèi sanno se quelle per le quali mi distinguevo non erano già troppo numerose, a onta della mia illusione che molte di esse fossero invisibili. Ma aderire totalmente a un sistema non mi sarebbe piaciuto mai, né avrei mai voluto che uno scrupolo mi privasse del diritto di saziarmi di carne d'ogni specie, se per caso ne avessi avuto voglia o se quel nutrimento fosse stato il solo a mia disposizione. Bene, su questa cosa non sono tanto d'accordo con Adriano, visto che non mangio carne, e comunque è vero che lui non poteva sicuramente fare tutto quello che voleva, sarebbe stata una ostentazione di potere che lui non voleva, almeno questo si immagina la Jürsenar. E con questo, con l'augurio che questo tempo passi per tutti più velocemente possibile, vi saluto con questo inizio di Tramonto Senese. E, non vi fate prendere dall'invidia. In questa casa, se incomincia a fare caldo, non ci si sta. Poi c'è una bella vista, ma ci si muore di caldo. Per cui speriamo che questa quarantena finisca e che si possa uscire e andare dove vogliamo prima possibile. Per ora, io resto a casa. Ciao!